Quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono studiarlo guardandolo riflesso nell'acqua. L'anima diventa cieca se si vuol scoprire la verità dai dettagli. Deve rifugiarsi nel mondo della ragione. Se non puoi neanche nutrire uno schiavo, Socrate, come fai tu stesso a non morire di fame? Ho imparato a farmi bastare il minimo. Vedi, è perché mi accontento di poco che sono sempre vicino agli dèi. Sei fortunato, Socrate. Io ho bisogno di tutto in continuazione. Non c'è che la ricchezza che conta, Socrate. Senza questa non si vale niente anche agli occhi degli dèi. Ti sbagli. A un uomo ricco e disonesto, gli dèi preferiscono un uomo povero e virtuoso. Se basta essere poveri per possedere la virtù, non c'è dubbio che tu ne sei un modello. Ma se tu non ti fai pagare dai tuoi allievi, non è forse per attirarli a te più sicuramente? Forse è pagato dagli Spartani. Quelli che loro non gradiscono li mandano qui da noi. Lasciatelo. Hanno trattato anche Omero da pazzo. Sono fedele alla nostra patria come chiunque altro tra noi. E tuttavia è stato Alcibiade, il tuo allievo preferito, che ci ha causato la disfatta. Alcibiade, il mutilatore delle erme, al quale tu hai insegnato il disprezzo delle tradizioni. No, gli ho semplicemente fatto capire che doveva saper riconoscere quel che la vita in continuazione ci porta di nuovo. E così vuoi parlare del suo tradimento e della nostra disfatta. E Crizia? Non ha detto come te che gli dèi non sono che un'invenzione degli uomini politici? E Platone? L'altro dei tuoi allievi? L'ho sentito quel pivello proclamare proprio qui che finché i filosofi non saranno capi di Stato, o i capi di Stato filosofi, le cose ad Atene andranno di male in peggio. Tanto peggio se gli ignoranti ridono di noi. Ma dimmi, a chi vi rimettete per dirigere gli affari di Stato? Ai cittadini. E come si scelgono i cittadini che diventeranno i capi della città? Tirando a sorte? Con delle fave? Lo sai bene. Dirigere gli affari di Stato non è forse cosa molto difficile? Sì. Se tu dovessi intraprendere un viaggio per mare, sceglieresti un pilota tirandolo a sorte? No. E il tuo calzolaio, il tuo maniscalco, il tuo medico, li sceglieresti tirando a sorte? No. Vedi dunque, non affideresti la tua vita ad un medico scelto dalla sorte, ma sei pronto tu, un buon cittadino, a mettere gli affari della città nelle mani di uno qualunque, forse un poveraccio. Ma ora hai ammesso che la politica è la più difficile delle scienze. Non sei dunque in contraddizione con te stesso? Siccome conosci tanto bene la politica, perché non ne fai tu stesso? Perché ho imparato al momento del processo dei generali che il posto di colui che combatte l'ingiustizia è in mezzo a tutti, nella massa e non negli incarichi pubblici. D'altra parte, sono più utile se insegno la giusta pratica della politica ad un gran numero di cittadini, piuttosto che praticarla io stesso.